è stato presentato presso la Sala Brown della BIT di Milano il prodotto di punta della Regione Puglia, il prodotto mare. In collegamento da Bruxelles, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha evidenziato quanto i numeri quest'anno parlino più di ogni altra cosa. La classe politica regionale continua a lavorare per far crescere il prodotto turismo in grado di portare avanti tutta l'economia regionale. Sono dei numeri significativi che salutano un anno assolutamente importante, un anno in cui finalmente ci siamo messi alle spalle la pandemia, ma è sicuramente un anno in cui andiamo a migliorare sia le performance dell'anno precedente, del 2022, ma anche quelle del pre-pandemia del 2019. Oltre 16 milioni di presenze, 16 milioni 390 mila sono un dato significativo per una regione che rappresenta ancora una destinazione giovane e che potrà continuare a ragionare. Ancora più importante sono gli indicatori che puntano a un'internazionalizzazione sempre più alta. Abbiamo recuperato 5 punti percentuali in 5 anni, significa che la nostra destinazione, anche grazie alle campagne del media plan internazionale, sta crescendo, non soltanto nei mercati ormai consolidati, penso alla Francia, alla Germania, alla Svizzera, ma anche in mercati completamente nuovi, mercati emergenti. Gli Stati Uniti ormai sono diventati un mercato di riferimento. Insieme a questo ormai possiamo contemplare il Brasile, l'Australia, i paesi dell'est. Quindi una grande ricerca, una grande voglia di Puglia, questo ce lo testimoniano anche i dati qualitativi, quelli dettati dal sentiment che è sempre alto, ma anche dettati dalle ricerche che hanno davvero uno specchietto lusinghiero per quanto riguarda la Puglia, la voglia di Puglia, la voglia di arrivare e di vivere e continuare a vivere le esperienze che la nostra regione può davvero offrire a tutti. Brillanti numeri comunicati in conferenza stampa. Nel 2023 la Puglia supera le 16 milioni di presenze turistiche, più del 16% di incremento di presenze straniere, ottima tenuta sul mercato internazionale e la permanenza media dei turisti in Puglia è di 3 notti. La Puglia supera i 16 milioni di presenze, non era mai accaduto nella storia della nostra regione e soprattutto passa dal 28% del tasso di internazionalizzazione del 2019, prima della pandemia, già hanno record per il nostro turismo, addirittura al 34% dal punto di vista degli arrivi internazionali. Un dato estremamente rilevante che compensa anche un lieve calo degli arrivi relativi agli italiani, particolarmente concentrati nei mesi estivi e in alcune regioni italiane, Lombardia, Piemonte, penalizzate dal caro carburante, perché spesso quei turisti si muovono in automobile. Il dato complessivo però segna un più 4% dal punto di vista delle presenze, un più 8% per quanto riguarda gli arrivi. Quindi chi aveva prefigurato sventure nell'estate, ormai è diventato uno sport, diciamo, pugliese, quello in estate di annunciare la crisi del turismo pugliese, è assolutamente smentito dai dati. Naturalmente questi dati danno anche un indirizzo molto preciso a lavorare su alcune province che devono ancora recuperare rispetto al pre-pandemia, penso alle province di Foggia, Taranto, Brindisi, ci invita a lavorare a fronte di una crescita significativa dell'occupazione e delle imprese turistiche e dell'intero settore dell'indotto, che è confortante, a lavorare sulla stabilizzazione delle competenze professionali e dei lavoratori stagionali, perché le imprese ci chiedono lavoratori e competenze oltre le stagioni, ci invitano a lavorare in una logica di internazionalizzazione sempre più forte, perché questa qualifica la nostra offerta e soprattutto mette in rete il mare, la potenza del prodotto turistico mare, con l'altra enorme offerta turistica dell'entroterra, delle aree rurali, delle aree interne, dei borghi, che sono un grande tema sul quale a partire dal PNRR la programmazione regionale lavorerà. Quindi qualità, formazione, competenze, infrastrutture sono i grandi temi su cui si concentra l'azione pugliese per andare ancora oltre i risultati quantitativi del 2023.